Iniziamo subito, come sempre, con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Vogliamo dire chi è oggi? Assolutamente sì, diciamolo, io sono contentissima di seguire questo oroscopo perché parleremo di uno dei cantautori che io più amo e ho amato anche da più giovane, possiamo dirlo, stiamo parlando di Vasco Rossi. E allora godiamoci subito questo approfondimento. Bentornati cari amici all'oroscopo musicale. Oggi 7 febbraio nasceva lui, una star della musica rock italiana, in passato con l'appellativo di Blasco. Il 7 febbraio del 1952 nasceva lui, Vasco Rossi. Nel 1967, dopo la licenza media, viene iscritto dalla famiglia all'Istituto Salesiani di Modena affinché potesse conseguire il diploma. L'esperienza in collegio si rivela traumatica e segnerà profondamente il carattere di Vasco Rossi. Dall'istituto Vasco Rossi scappa ben due volte, rifugiandosi in casa di una zia che vive a Bologna. E in seguito alla sua seconda fuga, il papà lo iscrive all'istituto tecnico commerciale. Le scelte della scuola però non soddisferà mai il rockman. Comunque riuscì a conseguire il diploma di ragioneria. Frequenta poi il Teatro Evento di Bologna, per il quale firmerà qualche regia e qualche presenza come attore. Infine si fidanza con Paola Panzacchi, una convinta femminista, iniziando una storia d'amore molto difficile, da cui uscirà con le ossa rotte. In questo periodo amplia notevolmente la sua cultura musicale. Oltre agli italiani Lucio Battisti, Francesco Guccini, Fabrizio De André, ascolta molto rock anglosassone, soprattutto i Rolling Stones. Lui si autodefinisce provocautore. Negli anni Ottanta la sua vita sregolata, caratterizzata da alcol, droghe, donne e continui tour frenetici, avvicina Vasco Rossi allo stereotipo della rockstar divenuto con il tempo vera e propria icona. Dopo il debutto da DJ presso Punto Radio e aver lavorato nell'ambito del teatro, sotto la spinta dei suoi amici, tra i quali Gaetano Curreri, già leader degli Stadio, incide nel 77 il suo primo 45 giri, Jenny, Silvia, contenente i brani Jenny, una sorta di bozza di Jenny e Pazza, e Silvia, per l'etichetta Borgatti Music. La sua prima apparizione in TV è datata il 10 gennaio del 1979, quando partecipa come concorrente nel programma 10 Hertz, condotta da Gianni Morandi. Risale invece al 26 maggio 1979 il suo primo concerto in piazza di Bologna, voluto da Bibi Ballanti, il suo primo manager. Adesso andiamo ad alcune curiosità su Vasco Rossi. Pensate che quando era giovane fumava le sigarette, le canne davanti alla sua mamma e la mamma non diceva niente perché pensava che fossero delle sigarette molto speciali. Prima di ogni concerto ha un rito, anzi ne ha due. Il primo è scrivere con la penna su un foglio tutto l'intero programma del concerto e ripeterlo con i suoi musicisti. E il secondo rito è mangiare i pistacchi. Thank you.
Pensate, Alba Chiara era semplicemente la Giovanna, figlia del proprietario del bar che si trovava sotto casa dei Vasco Rossi, e lui la guardava mentre tornava da scuola e faceva le sue fantasie da tredicenne. Un'altra curiosità molto carina: lui partecipò ai provini del film Il pesce innamorato di Pieraccioni. Fu preso, ma durante la giornata delle registrazioni lui non si presentò. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!